Una fase massiva di vaccinazione, come l'ha definita la vicepresidente assessora al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, è quella che partirà a breve e che riguarderà 6,6 milioni di persone. La prima fase del piano vaccini si concluderà il 23 febbraio e la cosiddetta fase 1-bis prenderà il via il 10 febbraio e coinvolgerà RSD, residenzialità psichiatriche, l'assistenza domiciliare, i suoi operatori, i centri diurni delle RSA, i farmacisti, i dentisti e la sanità militare. Si procederà poi con la fase 2 con somministrazioni a forze dell'ordine, personale scolastico in presenza, addetti di giustizia e trasporto pubblico locale, a seguire le categorie a rischio, gli ultraottantenni. L'avvio della fase massiva richiede una capillare attività di comunicazione verso il cittadino tramite i canali istituzionali e con la trasmissione di lettere e materiale informativo. Entro una settimana saranno forniti i dettagli delle procedure di adesione e di prenotazione. Entro due settimane sarà attivo l'accesso al portale per la prenotazione delle vaccinazioni, aperto a tutti e con priorità alle fasce interessate. La raccolta delle adesioni per la campagna vaccinale nella fascia degli ultraottantenni, che sono oltre 700.000, di cui 620.000 cronici, avverrà tramite riferimenti sanitari di prossimità, quindi medici di medicina generale e assistenza domiciliare, accesso al portale direttamente o col supporto dei familiari. La persona sarà contattata tramite telefonata da un operatore o con SMS per le informazioni relative alla sua prenotazione per la vaccinazione, quindi la data, l'ora e il luogo, dove sarà precisato i medici di medicina generale, il domicilio o il centro vaccinale dove potranno recarsi. L'inizio della somministrazione è previsto per il 24 febbraio. Non sono mancate però critiche al piano di vaccinazione lombardo da parte dell'opposizione. Oggi è venuta a presentare un piano vaccinale anti-Covid che vedrà forse la luce tra un mese, mentre gli altri sono già tutti avanti. Ancora una volta la Regione Lombardia è in ritardo.